nuovo video. In questo video vi voglio far vedere come possiamo creare una storia sponsorizzata per Instagram semplicemente con il sito PixelR. Vi ricordo che se volete accedere alla parte a pagamento, col mio codice sconto potete avere un 20% e potete avere o l'abbonamento mensile o annuale con lo sconto. È tutto sull'info box. Oggi andiamo a vedere cosa si può fare però nella parte gratuita, quindi senza abbonamento. Andiamo ad aprire il sito. Ok, quando andate qui dovete andare poi su E. Una volta che avete scelto la storia, andiamo. Ecco qui, andiamo qua e andiamo qui su Instagram Story. Vedete, io non sono all'interno dell'account. Ovviamente, come vedete, liberi sono pochi. Voi dovete andare sopra a vedere quale vi piace. Vedete, ve ne accorgete perché esce questo simbolo. Andiamo a mettere questa e diamo ok. Qui, come vedete, lui ci dà anche degli hashtag che possiamo copiare e incollare su Instagram. Usa questo template ed ecco qua. Ok, come vedete qui voi potete cambiare gli sfondi. In questo caso io qui mi vado a mettere una foto che mi piace e poi vado a cambiare tutte le grafiche. Io però vado a utilizzare le immagini che mi dà a disposizione il sito. Andiamo qui su Images e qui scriviamo Gers. Qui avete ricco di immagini che potete addirittura utilizzare come spunto per creare le vostre foto. Io vado a prendere questo anello che mi piace fatto in questo modo. Gli faccio applica, poi vado sul livello qua e vado a sbloccare il lucchetto. Vado su modifica copia, poi vado nell'immagine qua e vado su modifica incolla. Ok, mi vado a spostare il livello sotto per avere questa sopra. Fatto questo, inserita l'immagine, vado a togliere, vedete, semplicemente questa foto che ho qui, che è questa, e mi metto questa. Ovviamente devo innanzitutto prendere questi elementi che mi duplico e me lo porto qui, vedete, cercando questo qui che è qui, me lo vado a spostare, questo qui che è qui, me lo vado a spostare qua sotto. Ovviamente questo possiamo anche toglierlo. Riattiviamo il livello della foto. Vedete? Questi livelli li andiamo a mettere, vedete, qui sopra all'immagine, in modo che cerchiamo comunque di dare un effetto grafico. Lo portiamo sotto e li facciamo partire da qua. Andiamo a prendere qui e scriviamo Villa Ape. Ok, io sto utilizzando la grafica che c'è qui, semplicemente perché voglio farvi vedere come potete utilizzare dei template, semplicemente poi aggiungendo solo qualche tocco. E qui scriviamo gioielli. Ovviamente qui potete scrivere anche il nome. Se andiamo sul testo, ovviamente noi possiamo andare a cambiare anche il colore, quindi questo lo posso mettere nero. Selezionando il testo, qui andate a cambiare i font e anche la grandezza. Prendiamo lo strumento sposta. Questo innanzitutto ce lo mettiamo più qua. E questo qua. Torniamo sul carattere, qui lo facciamo nero in modo che si vede. Ok. Come vedete abbiamo fatto una storia in modo semplicissimo cercando di utilizzare dei template a disposizione. Poi potete anche aggiungere delle forme, dei cerchi semplicemente, vedete, per creare una cosa un po' più carina. Duplichiamo qua sopra, duplica, me lo sposto, me lo metto qui. Ovviamente possiamo farlo anche bianco. Questo possiamo cambiare il colore cercando di dare comunque dei toni semplici. Possiamo farlo bianco.
e qui scriviamo sempre con T. Qui andiamo sul carattere, fate attenzione a non cliccare caratteri a pagamento. E qua semplicemente andiamo a cambiare, a ingrandire. Ok, fate questo, adesso vate su salva e qui voi decidete di dare la scaricate e poi lo caricate sul vostro Instagram. Con questo il video è finito, spero che vi possa essere utile. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti.